Dalla nave in avvicinamento appare anche il motivo di questa sosta, il tempio tolemaico di Sobek e Aroeris. Il tempio è costruito in bella posizione su un promontorio che domina l'ansa del Nilo, unico esempio in Egitto di complesso monumentale dall'aspetto di acropoli. La sua struttura è la classica del tempio egizio, cominciando da destra, pilone, cortile, sale postile, vestibolo e sacrario, nella successione canonica, dalla luce al buio. Molte motonavi ci hanno preceduto e hanno già scaricato i loro passeggeri che si vedono sciamare tra le rovine del tempio. La costruzione del tempio ebbe inizio sotto il regno di Tolomeo VI, 180-145 a.C., ma dal tempio di Turmosi II sorgeva in questo sito, abitato fin dalla preistoria, un santuario di più ridotte dimensioni, dedicato al culto di Sobek, il dio dalla testa di coccodrillo. Di esso rimangono debolissime tracce. La costruzione si protrasse per tutto il resto della dinastia tolemaica fino a Tolomeo XIII, primo marito di Cleopatra, e fu terminato in epoca romana. Per accedere al tempio si entra da un ingresso laterale, che un tempo fungeva da porta all'ingresso del recinto e mostra come il tempio sia stato edificato su di una piattaforma. È il tardo pomeriggio e, come già successo a Luxor, iniziamo la visita quando il sole sta tramontando e la completiamo alla luce artificiale. Restano solo poche tracce del pilone che, sul muro di destra, reca le immagini dell'imperatore romano Domiziano. In tutto il tempio si trovano i nomi in geroglifico di imperatori romani, da Augusto a Domiziano. Il cortile era circondato sui tre lati esterni da una fila di 16 colonne, di cui restano solo i tronconi. Questi mostrano fini bassorilievi ben conservati ed in qualche caso tracce del colore originale. Tra di essi compaiono cartigli dell'imperatore romano Tiberio. Il quarto lato del cortile è costituito dalla facciata della prima sala ipostile, della doppia fila originale di 5 colonne ciascuna, ne rimangono solo 3 per fila. Queste delimitano due differenti ingressi, entrambi decorati con un disco solare alato, fiancheggiato da due urei. L'ureo era una decorazione a forma di serpente e cobra posta in origine ai lati del disco solare e successivamente sul copricapo dei sovrani e delle regine egizie. Infatti, il tempio è dedicato contemporaneamente a due divinità differenti e la sua struttura è quindi costituita da due corpi di fabbrica, perfettamente simmetrici rispetto all'asse principale. Il santuario di destra è dedicato a Sobek, dio dalla testa di coccodrillo, venerato nella regione fin dall'antichità, simbolo del temuto rettile, signore delle acque del Nilo, dalle quali dipendeva la fertilità del territorio. Il santuario di sinistra è dedicato a Aroesis, il dio guaritore, manifestazione solare di Horus, il dio dalla testa di falco. La prima sala ipostila presenta colonne fascicolate,
terminate da magnifici capitelli compositi con motivi vegetali. I fusti delle colonne sono decorati con scene di offerte a varie divinità. Sulle colonne grava il soffitto, ornato con scene astronomiche incomplete. Alle pareti della sala figurano scene rituali relative alla purificazione del re e alla consacrazione del tempio alle due divinità. I bassorilievi che decorano il santuario riservano la stessa importanza alle due divinità. Segue la seconda sala ipostila, costituita da 10 colonne disposte su due file di 5 colonne ciascuna. I capitelli sono a forma di papiro aperto. Le colonne sono più sottili rispetto a quelle della prima sala ipostila, ma ugualmente decorate. Anche le pareti sono decorate con bassorilievi, tutti ben conservati. Essi riprendono gli elementi tipici, con scene di culto e cerimonie sacerdotali. Tra di essi ne spiccano due, entrambi celebrativi del faraone Tolomeo XII, posti ciascuno nell'area dedicata a Sobek e ad Aroesis. In entrambi il faraone riceve il sacro simbolo egizio noto come chiave della vita, alla presenza delle due divinità. Alla sala seguono i vestiboli ed i due sacrali, uno per ciascuna delle due divinità. Ne rimangono solo le fondamenta. Una veduta laterale del tempio, visto dall'esterno, mostra la sequenza delle due sale ipostile. La parete che le divide e le tracce del muro che le circonda. Tutto il complesso è circondato da una doppia cinta muraria che dà luogo a due corridoi parzialmente conservati. Vicino all'ingresso dell'area del tempio è un ilometro. È questo una profonda struttura cilindrica usata dagli antichi egizi per misurare l'altezza delle piene del fiume al fine di prevedere gli andamenti dei raccolti. Questo Diokonombo presenta un canale che porta dalla riva del fiume alla base del pozzo. Oggi l'acqua non raggiunge più il pozzo. Aristocratica e solenne è l'immagine di questo antico complesso religioso che da una piatta collina domina le acque del Nilo. Terminata la visita, ci attendono la cena ed il pernottamento a bordo. Nel corso della notte, la motonave percorrerà in navigazione i 50 km che separano Konombo da Assuan.